con questa zolla di terra fertile. Questa zolla di terra fertile sta diventando ormai una cosa rara in questa regione, che ha sottoposto il proprio territorio ormai da decenni alle monocolture, in primo luogo del mais, ma anche della vite, che stanno depredando nostra madre terra della sua fertilità. E questo magari non sembra una grande opera, ma è anche questa una grande opera, e questo ce lo dimostra il fatto che da quest'anno per la prima volta in Italia c'è stata una coltivazione di piante transgeniche nel vicino Friuli, e il rischio è che queste coltivazioni dall'anno prossimo si estendano anche in tutta l'Italia e quindi nel nostro Veneto in primo luogo. E allora noi, per dare un segno ai nostri governanti, portiamo questa zolla per dire che la terra va rispettata, che la terra è nostra madre, portandoci l'onda di marea direttamente a casa nostra e continuando a portare i giganti del mare, i mostri, le grandi navi, continuare a farle restare in marittima a pochi metri dalle nostre case. Questo noi gliel'abbiamo detto subito: non permetteremo nuove manomissioni della laguna, non permetteremo nuovi scavi all'interno della nostra laguna. E allora il comitato La Grandi Navi oggi gli ha portato un po' del loro fondo, un po' di quello che vorrebbero scavare nella laguna per portarci le grandi navi sotto casa. Visto di andare a Mira, la nostra terra non si tocca, la difenderemo con la lotta. C'è solo un testimonio e gli lo paga perché è falso.